Dopo una gestione fallimentare, mesi e mesi di sospensione delle attività con lavoratori e società sportive appesi a un filo, l'impianto Lenaiadi volta pagina e riapre i battenti. Oggi l'inaugurazione del centro sportivo, che sarà gestito per un anno dalla Petruzziana Sport. Poi la gestione dovrebbe passare al comune di Pescara, ma la società, che ha già in affidamento a Teramo la piscina comunale e il campo di atletica leggera, ha in serbo un progetto pluriennale. Era un sogno prendere in gestione questo impianto e quindi l'abbiamo realizzato. Adesso vogliamo solo dimostrare di essere in grado, così come abbiamo fatto negli altri impianti che abbiamo preso precedentemente, e poi si vedrà. Adesso lavoriamo a 12 mesi, se poi saremo bravi magari, chissà. E intanto da oggi ripartono i corsi e si organizzano le prime partite di pallanuoto. Il centro racchiude le discipline più disparate ed è anche un polo per l'organizzazione di eventi. Abbiamo già tantissimi abbonamenti, fino a ieri c'era una lunga fila fuori dalla nostra segreteria e già ci sono delle società che ci hanno chiesto dei tornei di pallanuoto, quindi c'è veramente una grande voglia di ricominciare e di far tornare Pescara e Lenaiadi a Pescara al posto che meritano. L'impianto sportivo Lenaiadi è stato protagonista nella storia dello sport abruzzese, in particolare per quanto riguarda la pallanuoto. Basti pensare all'epoca d'oro del Pescara, campione d'Italia. E ora l'obiettivo è che torni a essere una fucina di campioni. Non ci scordiamo che qui sono nati campioni come pallanuotisti d'altrui, Di Fulvio, che attualmente è il miglior giocatore di pallanuoto italiano, ma forse anche fra i migliori del mondo. Ma nel passato abbiamo avuto anche olimpionici come Di Fulvio e Pomilvio e tantissimi altri campioni come Stiarte e tanti altri nei momenti d'oro della pallanuoto pescarese, che ha dominato per alcuni anni a livello nazionale e anche internazionale. Quindi la speranza è che le piscine possano essere riempite da giovani che fanno sport, soprattutto fanno sport, e poi è evidente che se fra questi tanti giovani che rifredderanno le piscine ce ne sarà qualcuno dotato e in grado di arrivare a alti livelli, sicuramente ci sarà, saremo tutti più contenti.